start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Evergreen Valley, un gioco che potrebbe mixare uno Stardew Valley insieme ad Animal Crossing per PC. Il prezzo non ve lo so dire perché lo sto giocando una settimana prima del rilascio. Il gioco purtroppo non è in italiano, ma mai dire mai, magari verrà tradotto già al rilascio piuttosto che dopo qualche mese, non lo so. Ce lo giochiamo insieme. Ha una peculiarità questo gioco. In pratica noi abbiamo la nostra fattoria, potremo scegliere un cane che ci farà da compagnia, che ci aiuterà, ci farà da guardiano di giorno, ma la peculiarità di questo titolo è che la notte noi potremo prendere sotto forma di sogno le parti di un animale e svolgere dei mini giochi in modo da ottenere poi dei vantaggi nella fattoria il giorno successivo. Questa è la peculiarità del titolo. I menu sono abbastanza grezzi, devo dire, e lo proviamo. Noi siamo Indy, un bambino, non ho potuto farlo pelato appunto perché è un bambino, e praticamente i genitori ci lasciano qui per le vacanze estive dai nonni, quello è il nonno che sta andando via, e ci ha dato il primo incarico. Abbiamo già recuperato 5 lattine buttate a terra così, e come primo incarico abbiamo la riparazione del pollaio, e abbiamo appunto, ci vengono dati 2 attrezzi che sono il martello e l'accetta. Io onestamente, vedete che qui abbiamo con tab la possibilità di aprire la mappa e possiamo andare a vedere che cosa si può fare. Allora, abbiamo la casa, dovremmo andare di là e non lo so dove sia il pollaio, adesso diamo un'occhiata. Mi incastro, ok. Tenendo premuto shift puoi correre più veloce, sprintando consumi stamina. Attento che non vada a zero, se usi tutta la stamina non potrai fare altre azioni finché non torna del colore giusto. Ok, io non ho idea onestamente dove sia il pollaio, ma diamo un'occhiata, vediamo un attimo. Questo è Old to Fix, mi servono 3 di legno, non so se questo sia effettivamente il pollaio, ma questa è la nonna. Ciao nonna, cosa stai facendo nonna? Ciao amore, fortunatamente ho sentito... non ho sentito nessuno scherzo del nonno. Vabbè, pick up, prendiamo un'altra accetta, così ne abbiamo 2. Vediamo se possiamo abbattere gli alberi. Stiamo esplorando insieme, non vi sto presentando nulla di già appurato. Ok, tenendo premuto lui taglia. Mi servono 3 di legno, quindi io ho preso, ormai ne ho presi 6, quindi direi che ce la possiamo fare. Vediamo, ne ho 13 adesso di legno, quindi penso di riuscire a fixarlo abbastanza facilmente. Hold to fix. Col martello sistemiamo questo, che non era il pollaio sicuramente. Però qua abbiamo craft, quindi una mola, insomma una fionda enorme in modo da poter sistemare altri oggetti, insomma sbloccare il crafting. Lì c'è altro da sistemare, c'è un pozzo. Vediamo dov'è sto cavolo di un pollaio e sistemiamo il pollaio, perché poi potremmo avere ogni genere di animali. Ok, penso che quelli siano alberi di mele. Direi a prova di idiota, no? E quindi, kick. Questo è un grandissimo classico di Animal Crossing, però già non è che puoi dire è una copia perché prendi a calci un albero, insomma. Sicuramente nel mondo gli alberi non hanno quella flessibilità lì dove se li prendi a calci cadono le mele. Allora, qua abbiamo un sacco di cose, all to fix, questo non so cosa sia, ma in realtà dobbiamo... Jay, you got a new quest, repair the chicken coop. Mi piacerebbe tanto sapere dov'è, però lì mi dice... Ah, è di là, ok, andiamo di là. Abbiamo perso un po' via. Ovviamente, come ogni video, vi presento il gioco sperando che possa incuriosirvi e spingervi magari a... provarlo anche voi. Eccolo lì, qua è tutto da sistemare. Ci sarà grande soddisfazione nel veder crescere questo posto, secondo me. Vediamo, allora, hold to fix. Beh, fatemi raccogliere le assi, perché magari mi servono. Hold to fix. Missing 5 wood. Ok, ok. Quella quanta robaccia qua. Vabbè, intanto abbattiamo un albero
Battiamo questo che mi dà un po' fastidio. Chop, tenendo premuto. No. Sì. No, devo premere ripetutamente. Ok, direi che abbiamo abbastanza legname, credo. Perché poi dovremmo trasformarlo, penso, in assi, insomma, per fare vari lavori. Intanto facciamo questo. Fissiamo il pollaio. Ok, abbiamo riparato questo. Perfetto. Ora dobbiamo tornare dal nonno e vediamo cosa ci dice. Nonno, ho sistemato il pollaio. Lavoro eccellente. Ho un compito ancora per te. Trova le galline che vivevano nel pollaio. L'ultima notte qualcosa le ha spaventate, ha distrutto la loro casa. Probabilmente si nascondono vicino alla farma. Una spada di legno farà. Ok. Apparteneva a tuo padre, che è vivo, tra l'altro, sta a lavoro adesso. Puoi cambiare i tuoi vestiti. Ok. Alcuni vestiti. Allora. Va bene, va bene. Questo influenzerà anche il modo in cui ci percepiscono gli altri. Quando trovi una gallina, prendila e portala indietro al pollaio. Va bene. Quindi abbiamo la spada di legno. E vediamo se abbiamo anche la zona dove andare. Sì, la zona è questa. È molto chill, molto, molto easy. Qualche volta quando ricevi un compito, sì, la presenza. Sì, va bene, questo è ovvio. Ho capito. Vedo che c'è qualcosa lì. Vediamo adesso se colpisco il pollaio. Colpisco, scusate, la gallina. Posso prenderla? Ok. Pick up. Ah, la porto proprio così. F. Release. Ok, ha già un uovo. Chicken Collector, trova tutte le galline e portale indietro, una su tre. Ok, quello è un gatto, soriano. Vediamo un attimo la mappa. Ah, ma abbiamo. No, ok, la prima gallina l'abbiamo recuperata, quindi sono galline in diverse location. Va bene, andiamo, scusate, andiamo giù di qua e recuperiamo l'altra gallina, su tre galline. Ricorda anche altri giochi, non solo Stardew Valley, My Time at Porsche, su tutti. C'è una carriola. Mi riprendo anche il badile perché non si sa mai. Allora, sì, dentro di qua dovremmo vedere la. Eccola là, l'ho già vista. Già vista, prendo la spada. Che strana pietra. Che strana pietra questa. Ho capito. Bruttina che mi rallenta anche se sono dentro proprio di un filino. Questo cos'è? Guardate, ma. Allora, se io prendessi la. Come usare una spada? Spade e una pala. Posso scavare via. Ok. Va bene. No, no, voglio usare il badile. Sì, dig out. Vediamo. Hai ricevuto una ricetta per le sneaker. Ok. Così, perdoni. Venga, che la prendo. Ok. Seconda gallina portata a casa. Devo evitare assolutamente i cespugli che mi rallentano. Mamma mia, che camminata! Devo andare fino là in fondo? Sì, forse questo è quello che finora ho provato che più assomiglia a Animal Crossing. Ne abbiamo provati altri, erano abbastanza noiosi sul lungo termine, però. Ok, abbiamo recuperato due galline. Adesso. La terza gallina dov'è? Di qua, penso su di qua, quindi devo girare di là. Vediamo se è giusto, sì, penso su di là. Però continua a segnarmi anche il nonno come possibile dialogo. Il gattanio quest. No, lì c'è una pala, ce l'abbiamo già, lì c'è roba da minare probabilmente. Vediamo se è giusto, sì, infatti la zona è qui, era fuori nella nebbia di guerra, come si usa definire in questi casi. Allora saliamo in cima qua così vediamo. Eccola lì, sei più vicina di quanto pensassi, eh? Ok, presa gallina, ciapa la gallina.
E la portiamo di nuovo indietro. Il pollaio era vicino al... Eccolo là. Ormai inizio ad avere dimestichezza. Sono le 14.30 del... Il tempo passa, come vedete. Rilascio le galline. Le ho rilasciate tutte. Perfetto. E ora... Congratulazioni, da ora puoi vendere galline. Per vendere un animale, portala al vendor pen, ok, al carretto del venditore. Trovare le informazioni su ogni animale che vendi al mercante, ok. Ah sì, ci segna cosa compra. Puoi sbloccare l'abilità di vendere gli altri animali completando più questa della storia, ok. Interessante. Sapete che io per questo gioco non mi aspetto un prezzo bassissimo, ma potrebbe anche valerne la pena, perché a parte, al netto di una realizzazione indie che si vede, secondo me anche il fatto che comunque veniamo rallentati quando passiamo dentro abbastanza in modo eccessivo dentro i cespugli, non sembra assolutamente male. Allora parlo della strana pietra. Che cos'era quella strana pietra nella valle con una X dipinta sopra? Un'altra. Una volta durante le mie camminate nella valle sono arrivato a un boulder. Ok, che non so cosa sia, ma penso sia un masso. Prova a scavare con... Ok, con la pala. Qualcuno ha dipinto qualcosa di interessante. Ci ha sepolto qualcosa di interessante, ma non mi ricordo più dov'è, quindi... Ho già parlato al mercante, vai da lui e scegli il tuo nuovo amico. Perfetto, grazie nonno. Allora, andiamo al nuovo amico. Scegliamo un nuovo amico, questo è il mercante, che è un po' losco, tra l'altro. E qua potremmo vedere anche cosa compra. Maiali? Beh. Vabbè, parliamo al nostro... Un amico a quattro zampe. Buongiorno, ciao Sport. Cosa ti porta nel mio umile negozietto? Nonno dice che se ti sei specializzato a recuperare e salvare cani. Voglio prenderne uno. Infatti ho parlato con tuo nonno. Ha menzionato che ha un nuovo aiutante in fattoria. Tuttavia non mi ha detto che era così giovane. Sei sicuro di poterti prendere cura della creatura? Ricorda che un cane è un animale sociale, ha bisogno di molto esercizio e compagnia. Anch'io ho bisogno di compagnia, rispondiamo noi, e prometto di prendermi cura del cane come merita. Abbiamo polli alla fattoria e penso, probabilmente avremo altre. Polli avete? Galline, insomma. Bene, il cane è un pochino grande, più grande, ma... potresti maneggiarlo con cura, insomma, con adeguatezza. Ok, puoi prendere uno dei miei pupilli. Ferma il tempo, ok. Allora, English Sheepdog, cane da pastore, Malamute, il pastore tedesco, che mi piace da morire, un Chow Chow, Great Swiss Mountain Dog, no, io voglio quello dopo, il bernese. E io vengo da una famiglia che ha avuto già due bernesi e speravo, ma non l'ho detto, di poterlo avere. Non voglio neanche guardare gli altri, voglio il bernese. Prendo il cane, sì, e lo chiamerò come il cane che attualmente abbiamo, che è Artù. Mamma mia. Ecco, poi piace tantissimo quando lo si vede in giro, ma piace tantissimo anche a vederlo. Allora, bene. Cosa posso fare per te? Questo è il vendor, quindi possiamo vendere. Lui vende galline di vari colori. Sapete che potrebbe anche piacermi molto questo, eh? Allora, posso venderle tutte. Vendo... le mele no, ma sapete che mi tengo tutto perché non mi dispiace. Allora, quello non so cosa sia, col cappello da laureato sopra. Il cane, bernese, che poi è un cane da mucca, insomma. Old pet, scusa, non, direi che poi potremmo anche cavalcare, insomma, quindi non...
Ok, Bernese, sogno della mia vita realizzato. Andiamo, andiamo dal nonno. Gioco da 10, già detto, insomma. Ok, parla, dog. Il cane è corso via è perché non ti conosce bene e la fattoria è piena di nuovi suoni e sapori e odori. Prendi questo stick e mostralo al tuo cane. Ok, ripetilo diverse volte per allenarlo. Ma è una figata! Animali, ok, va bene, va bene. Non sto parlando di piccole differenze, stiamo parlando un po' degli animali, va bene. Grazie nonno. Allora, prendiamo lo stick. Scusi. Animal Atlas. Ok, scusi. Throw. Sì, il bernese non è proprio così, perché lo guarda in modo annoiato e dice, ma non fatica. Ok, grazie. Adesso, quindi è un po' utopica come cosa. Throw. Lanciamolo di nuovo, vediamo se lo prende. Scusi, è lì, eh. Ah, perché sta prendendo. Ok, bravo, grazie. Grazie. Adesso te lo lancio di nuovo, tu fai il bravo. Vai. Cioè, è chillissimo, cioè... Tranquillo, con calma. Se quando vuoi mi porti il legnetto, cortesemente. No, l'hai perso. Ma che genialata! Ok. Lo ha trovato. Ma non lo prendiamo, non so perché. Lo lancio di là. Che non so neanche dove l'ho lanciato. Intanto lui va da tutt'altra parte. No, mi scusi, dove sta andando? Scusa. Raggiunge il secondo livello di training. Ok, scusami, ma potresti andare a prendermi quello? Ok, scusa, vai. Ok. Dobbiamo raggiungere il secondo livello. Ok. Grazie. Adesso lo molla, noi lo recuperiamo. Hold to pet. Pick up, F. Allora, vieni un po'. Lancio il bacchetto. Ok, vieni, dai. Grazie. Lo raccolgo e lo lancio di nuovo. Vai. E lo ha perso. Ma è geniale sta cosa perché... Ok, no, l'ho trovato. Ok. Dai che te lo lancio ancora. Dai che abbiamo quasi fatto amicizia. Bellissimo perché l'ho lanciato e gli è rimbalzato addosso. Ok. Vai. Comunque, ribadisco, il bernese non è così, minimamente. Poi non so se voi avete un bernese e vi fa ste cose, ma... No. È un cane che assolutamente vuole stare ogni singolo minuto della propria vita con voi e non gliene frega niente di tutto il resto, assolutamente niente. Allora, dove è andato? Ho perso anche il bacchettino, tra l'altro, perché non me l'ha riportato nel modo corretto. Ok, abbiamo allenato il cane, quindi il cane adesso chissà dove è andato. Ma va bene, poi ci aiuterà perché ci caccerà magari via i roditori. Eccoti lì. Vabbè, intanto la quest l'abbiamo fatta. Sono le 16:12. Non so adesso dove andare. Proviamo con tab. Il nonno, la nonna è dietro, il nonno non so dove sia. Sono tutti dietro, quindi torno indietro. La nonna ci dà delle quest. Ma sembra intrigantissimo come gioco, eh. Sai che questo qua rimarrà installato. Prezzi alti, tutto nello store è incredibilmente costoso. Bene, è vero, fortunatamente è la sfortuna dei posti desolati come questo. Anche perché non ha concorrenza. Puoi fare soldi vendendo campi, penso i prodotti. Mostri, ok. Va bene, Old Orchard... Ci sono molti, ok. Sì. Fortunatamente va bene. Poi vi dico che è anche abbastanza comprensibile. Allora, si parla di galline. Ok, abbiamo preso una missione. Prepara 3 perches usando il workshop. E poi abbatti gli alberi e raccogli. Ok, dobbiamo andare là a fare il crafting. Ok, così ci diamo un'occhiata. Vediamo cosa si può fare. Craft. Le sneaker che abbiamo visto prima con 10 di lana, che abbiamo sbloccato scavando prima. Possiamo fare la chicken house e il chicken perch. Facciamo questo, ci serve la paglia.
Ed è che non posso fare la paglia perché la paglia non ce l'ho. Quindi andiamo a cercare in modo... Ma scusate, adesso mi faccio un po' prendere, ma devo abbattere sta roba che mi dà terribilmente fastidio. Perfetto. Pick up. Ok. Il cane gira un po' per i fatti suoi. Dobbiamo trovare la paglia. Ma la paglia nel fienile, immagino. Eccola lì, la paglia. Eccola qua, la paglia. Allora, pick up. 40 di paglia, abbiamo un sacco di paglia addosso. Vestiti sono questi, che poi possiamo andare a personalizzare, mettendo le varie scarpe, le varie cose. Non so dove sia l'inventario, in realtà, con i, ok, apriamo l'inventario, abbiamo preso 40 paglia, adesso possiamo farla, finalmente. Chicken pack. Ah no, ci servono le board. Le board. 5 board, ne abbiamo solo 3, quindi... Io come la creo la board... Perché non ho modo di... la devo raccogliere in giro, immagino, un asse di legno. Mannaggia. Posso abbattere queste? Hold to disassemble. Ok, cosa ho ottenuto? Niente, immagino, perché le assi ne ho sempre 3. Però bellino perché possiamo mettere mano a tutto. Quello poi è un gatto, possiamo addestrare pure lui. Vediamo il nonno cosa dice, perché le assi al momento ci mancano. Ok, il cane sembra un cane obbediente, hanno senso dell'odore, possono annusare da, con te vicino una torta di mele, va bene. La nonna ha amato molto... No, la mucca preferita dalla nonna Willow manca dalla farma e è rimasto solo il suo campanello qua. Ok, praticamente possiamo andare a, qualora noi avessimo un cane allenato a livello 3, questa è una figata perché dà anche un senso di livellamento, di può condurci a vari oggetti. Per rendere il tuo cane interessato nel tracciamento, devi nutrirlo. Apparirà un question mark, un punto di domanda sulla sua testa e inizierai il tracking dell'animale. Quindi segui il cane fino alla location, ok? E se rimuovi, diciamo, la missione, il cane perderà interesse. È una figata, guardatelo il cane, ma è bellissimo il gioco, veramente io non me l'aspettavo ed era un gioco anche abbastanza sconosciuto pure lui. Hold to enter. Ok, mi dà qualcosa. Ok, in casa si entra e si va a dormire direttamente, quindi non ci sono interni. I nonni non sono più i più giovani che lavorano alla farma. Ogni mattina dovrai fare varie cose e la quantità di cose dipende da quello che hai raccolto nelle 24 ore. Ok, per colazione materiale. Ok, ogni volta vai a dormire, fai sì che il tempo passa, puoi dormire anche in una tenda. Ok, sono le 12. Non siamo ancora arrivati al punto dove diventeremo degli animali. Per poter fare i minigiochi, insomma, e portare vantaggi alla fattoria, quindi avrà anche una componente abbastanza di fantasia. Ma quanto visto finora non sembra assolutamente male, calcolando la dimensione della mappa, che comunque non è assolutissimamente male. Ragazzi, il gioco mi piace molto, non mi dispiace assolutamente. Si chiama appunto Everdream Valley, 30 maggio 2023 è la data di uscita, sviluppato dai Moonitas. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, come al solito. Alla prossima e ciao ciao!